battuti in campionato, miglior difesa e un titolo già in bacheca. Questo il biglietto da visita con cui la Roma si presenta in questa trasferta contro il Castel di Leva, che però non può farsi intimorire perché i 3 punti in palio sono fondamentali per la corsa ai playoff. Dello schermo, Roma invece tradizionale maglia rossa che attaccherà dalla destra alla sinistra dello schermo in questi primi 25 minuti di gioco. Non parlate, giocate! Allora Nolano cerca subito Forcina, che carica il sinistro fuori dallo specchio. Una palla che poteva diventare insidiosa, poi sempre il numero 4, stavolta cerca Macri che parte per vie centrali, poi prova ad arrivare in zona tiro, lo effetta da posizione molto decentrata, prende solo l'esterno della rete. Con tanta sostanza e poca forma la difesa del Castel di Leva, recupera Macri, l'apertura verso Seferi. Parte molto decentrato da destra, prova ad andare da Forcina, Forcina tiene la palla in campo, poi Macri al centro, prova a girarsi per Nolano, tiro ribattuto. Il palleggio del Castel di Leva nella metà campo offensiva, Seferi riesce a recuperare ma solo per un attimo, allora Burini insiste, ad arrivare in zona tiro, De Bernardo ci mette una pezza. Parte il secondo tempo all'Oni della sfida tra Castel di Leva e Roma, reti inviolate nei primi 25 minuti. Il calcio di punizione con Seferi a ostruire la visuale di Vita. Solito tocco per Schiavon, fuori. Guarda Ferro. Oliva Ferretti la mette verso la porta, spara altissimo però. Arriva il fischio dell'arbitro. Passa. Pronto Pisapia, la spizzata di testa, blocca in due tempi Vita e poi subito a cercare Bussone. Bussone chiuso da un provvidenziale Macri. Ora Pisapia si accentra lui, cerca un buon varco il velo a cercare Forcina che si gira alto sopra la traversa. Palla che per un paio di rimbalzi finisce nelle mani di De Bernardo. Occhio a Forcina che si gira. E qui momento fondamentale del match. Nolano contro Vita. Parte Nolano, lo sbaglia alto sopra la traversa. Il tiro del numero 6 giallorosso. Di testa, non riesce a spizzare per un compagno. Palla ancora in campo. Ci arriva Oliva, Pisapia. Prova centralmente e finisce qui, c'è il triplice fischio del direttore di gara. Dopo 16 vittorie consecutive si ferma la Roma 0-0 contro il Castel di Leva. Pesa chiaramente l'errore del dischetto di Nolano al termine del match. Con Diago Tomei per commentare comunque questo risultato molto importante. Firmate la striscia di imbattibilità della Roma che durava da 16 partite. E cosa è successo oggi? Forse un po' di fortuna nel finale, però comunque quello che abbiamo visto è una squadra compatta che ha voglia di far punti per conquistarsi i playoff. Sì, noi arrivati a questo punto della stagione ci hanno messo in tutto per entrare nei playoff, insomma, una delle squadre che prenderà parte ai playoff. Questa sera è stata una partita molto difficile, la Roma la conosciamo tutti, c'ha degli elementi importanti in qualsiasi reparto, attacco, difesa, centrocampo, insomma li conosciamo molto bene e sono una grandissima squadra. Faccio i complimenti a mister Ferretti che oltre ad essere un grandissimo allenatore è anche, ho avuto modo di conoscerlo, una grandissima persona. E senti, ti chiedo come sei riuscito a fermarlo il gioco della Roma, perché poi quello appunto che hai detto anche tu, questa è una squadra costruita per vincere con elementi importantissimi in tutte le zone del campo, eppure oggi specialmente nel primo tempo abbiamo visto un Castel di Leva molto deciso con De Bernardo che più volte si è dovuto superare, poi insomma lo conosciamo, il portierone della Roma quando può salvare la squadra lo fa. Sì, vabbè, noi
non facciamo troppi calcoli, pensiamo più che altro, come abbiamo fatto per il resto della stagione, a cercare di portare un gioco. Veniamo qui al campo e cerchiamo di mettere in pratica il nostro gioco. Certe volte ci riesce bene, certe volte ci riesce male. Niente, questa sera siamo stati sul pezzo, abbiamo corso tanto e niente, non li abbiamo fatti ragionare più di tanto, perché se lasci insomma troppo il pallino del gioco in mano a loro ti fanno male e niente, diciamo, l'abbiamo interpretata così e ci portiamo a casa a questo punto meritato. Grazie mister. Grazie, buona serata. E allora, la prima domanda che faccio è: che cosa è successo nel primo tempo? Perché abbiamo visto un Castel di Leva che è stato molto abile a spezzare tutte le vostre trame di gioco, che insomma conosciamo bene. Poi, come al solito, insomma, conosciamo anche il portierone De Bernardo, che ci ha messo una pezza un paio di volte. Vabbè, ti rispondo io. Allora, innanzitutto complimenti agli avversari, che si sono dimostrati un'ottima squadra. Paghiamo sicuramente il fatto che è mercoledì, molti dei nostri ragazzi vengono ad allenamenti. Come sai, il mercoledì c'è un allenamento un po' particolare, qualcuno avrà fatto forza, qualcuno avrà fatto dei carichi un po' più pesanti, quindi abbiamo pagato, penso, questo tipo di approccio abbastanza negativo alla gara. Però poi siamo cresciuti, siamo venuti fuori, abbiamo trovato dall'altra parte però una squadra che comunque sia ci ha reso difficile la vita, i ragazzi hanno dato tutto in campo, non è bastato questa volta. Poi è chiaro, insomma, non è che si possono vincere tutte. No, assolutamente. E dopo un filotto di 16 vittorie ci sta anche un piccolo stop. E vi chiedo se forse è mancato qualcosa a livello, insomma, di idee, specialmente nel secondo tempo. Poi avete provato a scardinare la difesa avversaria con il lancio lungo, sempre a cercare Forcina, che è chiaro ha una fisicità stratosferica e molto spesso riesce. Però poi, insomma, le altre occasioni buone che abbiamo visto è quando siete riusciti a costruire palla a terra, specialmente con Oliva e Pisapia. Allora, diciamo che oggi rispetto alle altre partite, il primo tempo tutto sommato non ci stupisce, perché anche nelle altre partite i primi minuti li soffriamo. Nel secondo tempo però oggi, secondo me, abbiamo pagato un po' quello che diceva pure il direttore prima, un nervosismo, una stanchezza che non ci ha portato a essere tranquilli, perché poi il secondo tempo loro erano scoppiati, si vedeva. Molti falli che l'arbitro non ha fischiato, però bastava far girare con un po' più tranquillità il pallone e velocità, soprattutto con un pochino più di idee. Abbiamo sbagliato tanti palloni, alla fine il gol lo fai. Poi certo, ci sono state le occasioni, quella di rigore è importante, ma i rigori si segnano, se sbagliano, non è quello. Oggi ci è mancata proprio un po' di tranquillità mentale, un po', ci siamo arrivati un pochino scarichi, diciamo così. Al di là poi, insomma, di quella che è stata la prestazione di giornata, condizionata da tutta una serie di elementi, ormai volgiamo al termine della regular season. Manca comunque ancora una sfida importante, che poi è il remake della finale di Coppa Italia contro l'Ostia, contro, insomma, un mister che conoscete bene e che vi conosce bene. Gli stimoli, insomma, per fare ancora, per rimanere sul pezzo in questo finale di stagione ci sono. Vi chiedo poi, insomma, in prospettiva playoff, se ce n'è una di quelle sei che adesso sono in alto che temete più di altre, magari proprio l'Ostia. No, io dico che sono tutte squadre importanti, dalla prima alla sesta che va a fare i playoff, quindi noi dobbiamo stare sempre sul pezzo. Infatti abbiamo visto anche oggi che se caliamo un po' di concentrazione gli altri ci mettono in difficoltà. Noi sappiamo della nostra forza e io penso che gli altri si devono preoccupare di noi. Però io dico l'Ostia, perché c'ho l'amico mister Benedetti, lo conosco bene dall'anno scorso, so che come li fa giocare, la grinta che gli mette, però se noi giochiamo da Roma, secondo me non ce n'è per nessuno. Ti ringrazio anche per esserti sbilanciato, non lo fanno in molti. Beh, diciamo che poi ai playoff inizia sempre un altro campionato, inizia. È un campionato a parte dove magari la griglia della regular season determina soltanto magari casa e trasferta, però sono tutte partite da 1x2, non c'è. Dico io, Roma-Giamaica alla finale. Perfetto, il direttore ha dato già l'esito, ha sentenziato. Meglio di così, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Buonasera.